Un cordiale buongiorno vi giunge da Marina Tomarro a tutti voi che ci seguite su Radio Vaticana. In questo momento siamo collega collegati con la sala clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano dove tra poco inizierà la cerimonia per il conferimento del premio Ratzinger alla presenza di Papa Francesco. Il Premio Ratzinger è la principale iniziativa della Fondazione Vaticana, intitolata proprio a Papa Benedetto XVI. Esso viene attribuito, secondo quanto stabilito, dagli statuti, a studiosi che si sono contraddistinti per particolari meriti nell'attività di pubblicazione o nella ricerca scientifica. E negli anni recenti, l'ambito dei premiati si è allargato anche alle arti esercitate con ispirazione cristiana. Di solito le candidature a questo premio vengono proposte al Santo Padre e a Papa Francesco per la sua approvazione da quello che è il Comitato Scientifico della Fondazione che è formato da cinque membri nominati dal Papa. Questo è stato costituito negli ultimi anni dai cardinali Angelo Amato, il prefetto emerito della Congregazione delle Cause dei Santi, Kurt Koch, il presidente del Consiglio per l'Unità dei Cristiani Luis Ladaria, il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e Monsignor Gianfranco Ravasi il Presidente del Consiglio della Cultura e Sua Eccellenza Monsignor Rudolf Wolzeholder uh, uh, Vescovo di uh, Regensburg e Presidente dell'Istituto uh, Papa Benedetto XVI uh, recentemente anche Monsignor Rinaldi Fisichella, finora presidente del Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, ha sostituito il cardinale Angelo Amato. Il premio è stato distribuito, è stato attribuito annualmente a partire dal 2011, ogni volta a due o tre studiosi. In questa edizione i premiati saranno in totale 26. E vediamo che appena è entrato Papa Francesco. L'applauso naturalmente del del pubblico presente e io vi lascio al premio Ratzinger e noi ci risentiamo subito dopo. Santo Padre, grazie per aver accettato anche quest'anno di presiedere personalmente la consegna del premio Ratzinger alle illustri personalità che oggi le presentiamo su proposta del nostro autorevole comitato scientifico, il padre Michel Fedoux e il professor Joseph Alevi Orwitz-Weiler. Si tratta dell'atto più significativo dell'attività della fondazione che porta il nome del suo predecessore ed è stata da lui iniziata. Ringrazio molto cordialmente le autorità ecclesiali, ebraiche, civili e accademiche e tutti i presenti per aver accettato il nostro invito a partecipare in questo momento di festa. In forza della nostra missione continuiamo a ispirarci al pensiero e agli orientamenti di Benedetto XVI, non per restare legati al passato, ma per dimostrarne la fecondità per il cammino della Chiesa nel contesto della cultura e dei problemi del nostro tempo. È un servizio che si vuole inserire positivamente nella dinamica che caratterizza il suo attuale pontificato, contribuendo alla continua riforma della Chiesa nella scia del Concilio Vaticano II, della cui apertura abbiamo recentemente ricordato il sessantesimo anniversario. A ciò mirano le iniziative che promuoviamo, le borse di studio che assegniamo, i riconoscimenti che attribuiamo, collaborando con diverse università pontificie, cattoliche e statali, diverse delle quali sono rappresentate in questa circostanza, e con altre istituzioni culturali e fondazioni di diverse parti del mondo. Un'attenzione particolare viene dedicata per coltivare il rapporto di dialogo fra la ragione e la fede, caratteristico del pensiero del Papa Emerito, essenziale per conservare viva la presenza della Chiesa nella cultura del mondo contemporaneo. Superata la fase di riduzione delle attività dovuta alla pandemia, abbiamo ripreso gli incontri di studio in presenza che quest'anno sono stati prevalentemente dedicati all'ecclesiologia. A Roma l'occasione è stata data dalla pubblicazione di un nuovo volume dell'edizione italiana dell'Opera Omnia di Joseph Ratzinger. Due convegni si sono svolti rispettivamente all'Università della Santa Croce e all'Università Gregoriana e in ottobre poi negli Stati Uniti ha avuto luogo un simposio internazionale anch'esso sull'ecclesiologia. Il Papa Emerito ha inviato in tali occasioni un ampio messaggio che ripercorreva il suo personale impegno di ricerca e riflessione teologica sulla natura e la missione della Chiesa, dal tempo precedente al Concilio fino a quello più recente. I due autorevoli studiosi che ora abbiamo la gioia di presentarle vengono ad arricchire il gruppo già numeroso di quanti sono stati insigniti del nostro premio e comprende così ormai 26 personalità di 16 paesi dei cinque continenti. Si tratta di cultori di molte discipline diverse, dagli studi biblici a quelli della teologia storica e dogmatica, alla filosofia, alle scienze sociali, ad arti come la musica e l'architettura. In spirito ecumenico appartengono a diverse confessioni, non solo cattolici, ma anche ortodossi, anglicani, luterani un vasto ventaglio che ben corrisponde allo spirito aperto, alla larghezza della cultura e degli interessi di Joseph Ratzinger. Quest'anno, mentre la presenza fra noi del padre Michel Fedoux conferma la nostra vocazione originaria alla promozione degli studi teologici, la presenza del professor Joseph Weiler testimonia la volontà di allargare continuamente la comunità dei premiati. In lui onoriamo per la prima volta un insigne studioso di religione ebraica, eminente cultore delle discipline giuridiche. Siamo particolarmente lieti in questa occasione di avere in sala ad accompagnarlo suoi familiari e amici, rappresentanti della comunità ebraica romana e italiana. Oltre al significato che riveste nel nome della cultura, della scienza e dell'arte, l'incontro con lei questa mattina, Santo Padre, vuol quindi avere un significato profondo nel nome della fraternità e della sincera amicizia fra ebrei e cristiani. Ma ora è tempo che io lasci la parola al Cardinale Ravasi che, a nome del Comitato Scientifico della Fondazione, presenterà da par suo i nostri due illustri premiati. Grazie. Santità, il mio compito è appunto quello ora di delineare due profili essenziali dei due premiati, il genere è quello un po' dell'audazio accademica. Il primo è Michel Fedoux. La figura teologica che è al centro di questa edizione 2022 del premio dedicato a Joseph Ratzinger è quella per molti aspetti emblematica del gesuita lionese, professor Michel Fedoux, che proprio negli scorsi giorni ha celebrato il suo settantesimo compleanno. Nel 1990 egli emetteva la professione religiosa solenne nella compagnia di Gesù. Dopo aver compiuto i suoi studi è iniziato la docenza di patrologia e teologia sistematica nel Centre Sèvres della Facoltà, delle Facoltà Gesuite di Parigi, del quale divenne rettore dal 2003 al 2009. La sua attività accademica è stata sempre accompagnata da una fitta serie di impegni in varie istituzioni, come in quella intitolata a Henri de Lubac, o nel Comitato scientifico dell'Opera Omnia in francese di Karl Rahner, o nel Comitato della Collana Patristica sur Chrétien, così come in vari gruppi e, com e commissioni di taglio ecumenico e interreligioso. Durante questo itinerario accademico, padre Fedù elaborava una ricca bibliografia, della quale possiamo solo evocare alcuni snodi significativi. Fondamentale è stata la ricerca cristologica, che ha avuto il suo apice in una grandiosa trilogia intitolata La Voix du Cristo, con un percorso iniziato nel 2006 e destinato a illustrare la riflessione cristologica dalle origini fino all'inizio del IV secolo, un percorso che poi ha continuato nel 2013 e nel 2016, concludendolo con l'Occidente cristiano dal IV all'VIII secolo, dopo aver considerato anche l'Oriente cristiano. Nel 2019 Fedou tracciava infine sul tema una sorta di sintesi col suggestivo volume Gesù Cristo fil des siècles, una storia sintetica della Cristologia. La gamma dei suoi interessi si estendeva però anche ad orizzonti diversi di impronta interreligiosa e di dialogo con la cultura contemporanea nel suo confronto col senso dei dogmi cristiani, come suggerisce il titolo dell'ultimo suo saggio apparso quest'anno. La sua è perciò una figura che ben intercetta e intreccia alcuni crocevia teologici cari al Papa Benedetto XVI e anche a lei sua santità. È ormai da decenni che la presenza del nuovo personaggio che ora citiamo è sulla ribalta ed è ormai da alcune sue edizioni, come ha ricordato padre eh, prima, nella sua presentazione Padre Lombardi, che il premio Ratzinger, con l'autorizzazione e l'adesione convinta dello stesso Benedetto XVI, ha deciso di accostare al riconoscimento primario a uno studioso operante nel campo della teologia un'attenzione anche all'orizzonte più ampio delle arti e delle scienze. Sono state così premiate personalità di altissimo profilo, della musica, dell'architettura, della sociologia, della filosofia. Questa volta si è scelto di introdurre una figura di grande fama internazionale, come dicevo, appartenente al mondo del diritto, come disciplina però dai risvolti decisivi anche nel panorama sociale e politico e persino religioso. Protagonista è appunto Joseph Levy Hurwitz-Weiler, nato a Johannesburg di matrice ebraica, attivo negli Stati Uniti e nella stessa Italia. Di entrambe le nazioni, Stati Uniti e Italia, è anche cittadino. Arduo è delineare la sua carriera accademica che lo ha visto e lo vede tuttora impegnato in varie università, soprattutto nella New York University School of Law, ad Harvard, a Singapore, a Macao, all'Istituto Universitario Europeo di Firenze e in molti altri come visiting professor, rivestendo talora, fun talora funzioni direzionali. Innumerevoli sono anche i dottorati onorari, le varie onorificenze, gli incarichi istituzionali e gli impegni internazionali in ambito civile e sociale, favoriti anche dalla sua straordinaria qualità di poliglotta. Importante è stato il suo contributo all'elaborazione di una teoria giuridica sull'integrazione europea. Con un impegno significativo ed efficace anche davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, in difesa del pluralismo religioso e quindi del rispetto dei simboli confessionali, in particolare del Crocifisso. All'interno della sua imponente bibliografia, che è di taglio giuridico, si apre però un settore specifico con molti titoli segnati da interessi esegetico-teologici che hanno non di rado come referenti testi, eventi e figure bibliche. In diversi contributi Weiler mette a tema la libertà religiosa, i valori etici, il rapporto tra culto e cultura, tra fede, ragione e società, tra religione e democrazia, come nel saggio, emblematico nel titolo, da Ratisbona a Berlino. Il sacro e la ragione, che si basa sui famosi discorsi di Papa Benedetto XVI. Il dialogo interreligioso fa intessere a Weider spesso comparazioni suggestive tra testi antico-testamentari ed evangelici costante la sua passione per l'identità spirituale e culturale dell'Europa, che ha la sua espressione più netta e incisiva nel volume Un'Europa cristiana tradotto in molte lingue. L'orizzonte della ricerca di questo studioso, da noi ora semplificata, Riesce quindi a dimostrare la viva sintonia che unisce il professor Josef Alevi-Hurwitz-Weiler al pensiero di Josef Ratzinger Benedetto XVI e quindi conferma il significato profondo dell'assegnazione a lui del premio. Grazie. Invito il padre Fedù ad avvicinarsi con me al Santo Padre per ricevere il diploma del premio. E abbiamo visto i due premiati: Michel Fedeau, gesuita e teologo, e poi Joseph Weiler, docente di eh, diritto, premiati dal Papa Francesco, alla presenza anche di padre Federico Lombardi. Signori Cardinali, fratelli vescovi, onorevoli autorità, distinti rappresentanti religiosi della società civile, cari fratelli e sorelle, a tutti il mio benvenuto. Ringrazio il Cardinale Ravassi e il Padre Lombardi per le loro parole di introduzione e di presentazione della, delle personalità insegnate dal premio Razzi. Che saluto con grande cordialità il padre Michele Fedoux e il professor José Hallevi Horowitz-Feil. Sono lieto di presiedere anche quest'anno la cerimonia di consegna del premio. Come sapete, non mancano per me momenti di incontro personale, fraterno e affettuoso con il Papa Emerito. Inoltre tutti sentiamo la sua presenza spirituale e il suo accompagnamento nella preghiera e la Chiesa intera, quegli occhi contemplativi che fa vedere sempre. Ma questa occasione è importante per riaffermare che anche il contributo della sua opera teologica e più in generale del suo pensiero continua ad essere fecondo e operato. Abbiamo recentemente commemorato il sessantesimo anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II. Come sappiamo, Benedetto XVI ha partecipato personalmente come esperto e ha avuto un ruolo importante nella genesi di alcuni documenti, e poi è stato chiamato a guidare la comunità ecclesiale nella sua attuazione, sia al fianco di San Giovanni Paolo II, sia come pastore della Chiesa universale. Egli ci ha aiutato a leggere i documenti conciliari in profondità, proponendoci un'ermeneutica della riforma e della continuità. Ancora molto recentemente ha voluto evidenziare come il Consiglio eserciti in modo durevole la sua funzione cruciale, poiché ci ha dato gli orientamenti necessari. Per riformulare la questione centrale della natura e della missione della Chiesa nel nostro tempo. Oltre al Magistero Pontificio di Papa Benedetto, i suoi contributi teologici vengono nuovamente offerti alla nostra riflessione grazie alla pubblicazione dell'Opera Omnia, la cui edizione tedesca si avvicina ormai al compimento, mentre quelle in altre lingue continuano a progredire. Questi contributi ci offrono una base teologica solida per il cammino della Chiesa, una Chiesa viva che egli ci ha insegnato a vedere e vivere come comunione e che è in cammino, in sin odos, guidata dallo Spirito del Signore, sempre aperta alla missione di annuncio del Vangelo e di servizio al mondo in cui vive. In questa prospettiva si colloca il servizio della Fondazione Vaticana Josef Ratzinger Benedetto XVI nella convinzione che il suo magistero e il suo pensiero non sono diretti verso il passato, ma sono fecondi per il futuro, per l'attuazione del Concilio e per il dialogo fra la Chiesa e il mondo di oggi nei campi più attuali e dibattuti come l'ecologia integrale, i diritti umani, Incontro fra le diverse culture. Colgo questa occasione per incoraggiare anche la collaborazione con le fondazioni vaticane intitolate al Beato Giovanni Paolo I e a San Giovanni Paolo II, così che la memoria e la vitalità del messaggio di questi tre pontifici siano promosse in unione di intenti nella comunità ecclesiale. Oggi siamo riuniti per conferire a due eminenti personalità il riconoscimento per la notevole opera della loro compiuta nei rispettivi campi di studio e insegnamento. Sono campi differenti, ma ambedue coltivati da Josef Ratzinger e da cui considerati vitale importanza. Padre Michel Fedoux, come abbiamo sentito dalla presentazione, è un maestro della teologia cristiana. Nella sua vita dedicata allo studio e all'insegnamento ha approfondito in particolare le opere dei padri della Chiesa di Oriente e di Occidente e lo sviluppo della Cristologia nel corso dei secoli. Ma il suo sguardo non si è chiuso sul passato. La conoscenza della tradizione e della fede ha alimentato in lui un pensiero vivo che ha saputo affrontare anche temi attuali. Nel campo dell'ecumenismo e in quello dei rapporti con le altre religioni. In lui riconosciamo e rendiamo omaggio a un valente erede e continuatore della grande tradizione della teologia francese, che ha dato alla Chiesa maestri della levatura del padre Henri Delbac e imprese culturali solide e coraggiose come le Sur Chrétien, la cui pubblicazione iniziò 80 anni or senza l'apporto di questa teologia francese non sarebbe stata possibile la ricchezza, la profondità e l'ampiezza di riflessione di cui si è nutrito il Vaticano II e dobbiamo augurarci che essa continui a dare frutti per la sua attuazione nel lungo periodo. Il professor Weiler è la prima personalità di religione ebraica a cui viene attribuito il premio Ratzinger di cui finora erano stati insegnati studiosi appartenenti a diverse confessioni cristiane. Ne sono veramente felice. In un momento difficile in cui ci era stato messo in dubbio, il Papa Benedetto ha affermato con decisione e fierezza che un oggettivo del suo personale lavoro teologico era stata fin dall'inizio la condivisione e la promozione di tutti i passi di riconciliazione fra cristiani ed ebrei fatti a partire dal Concilio. Le occasioni in cui ha portato avanti tale intento durante il suo pontificato sono state molte. Non è qui il caso di numerarle. Sulla stessa linea, ho proseguito a mia volta con passi ulteriori nello spirito di dialogo e di amicizia con gli ebrei. Che mi ha sempre animato durante il ministero in Argentina. La sintonia fra Papa Emerito e il professor Weiler riguarda in particolare temi di sostanziale importanza: il rapporto tra la fede e la ragione giuridica nel mondo contemporaneo, la crisi del positivismo giuridico e i conflitti generati da un'estensione senza limite dei diritti soggettivi la giusta comprensione dell'esercizio della libertà religiosa in una cultura che tende a relegare la religione all'ambito privato. Papa Benedetto ha sempre considerato centrali questi temi per il dialogo della fede con la società contemporanea. Il professor Vaila non solo ha condotto su di essi studi approfonditi, ma ha anche preso posizione coraggiosa, passando quando necessario, dal piano accademico a quello della discussione e nel potere dire dal discernimento per la ricerca del consenso sui valori fondamentali e il superamento dei conflitti per il bene comune. Che in ciò credenti ebrei e cristiani possano trovarsi uniti è un segno di grande speranza. Questi premi dunque, oltre a rappresentare un meritato riconoscimento, offrono l'indicazione di linee di impegno, di studio, di vita di grande significato che suscitano la nostra ammirazione e chiedono di venire proposte all'attenzione di tutti. Rinnovo le mie congratulazioni agli illustri premiati e auguro il meglio per il proseguimento del loro impegno. Di cuore invoco la benedizione del Signore su di loro, sui familiari e gli amici, sui membri e sostenitori della Fondazione Grazia e su tutti i presenti. E vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie. E abbiamo appena ascoltato il discorso di Papa Francesco in occasione proprio del conferimento del premio Ratzinger e abbiamo ascoltato proprio tra le parole che sono state pronunciate dal Papa l'importanza del servizio della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger, Benedetto XVI proprio nella convinzione ha sottolineato il Santo Padre che il suo Magistà e il suo pensiero non sono diretti verso il passato ma sono fecondi per il futuro, per l'attuazione proprio del concilio e per il dialogo tra la Chiesa e il mondo di oggi nei campi più attuali e dibattuti come l'ecologia integrale, i diritti umani, l'incontro fra le diverse culture e eh, naturalmente il Papa in questa occasione ha anche eh, colto eh, proprio l'occasione per invitare e incoraggiare la collaborazione tra le varie fondazioni vaticane intitolate ai vari papi, come la fondazione intitolata al Beato Giovanni Paolo I e a San Giovanni Paolo II, cosicché la memoria e la vitalità, ha sottolineato il pontefice, del messaggio di questi tre pontifici, siano promossi in unione degli intenti nella comunità ecclesiale e il tempo a mia disposizione si va a concludere quindi ringrazio Naturalmente alla di là del vetro Giuseppe Mauriello e Gianmarco Murioni, Stefano Sparro che mi hanno accompagnata e eh, auguro a voi ascoltatori una buona continuazione di ascolto sui programmi della Radio Vaticana. Un cordiale buongiorno da Marina Tomarro.